17-19, però è lì a meno 2 Brunelli Volley. Sì, siamo là, siamo arrivati ai momenti finali dove come prima, ecco, la palla scottava tantissimo. Servizio Renzi, al servizio Renzi. Recezione di Paris, poi Pinese per Biamonte, palla fuori, non tocca nessuno il muro, 18-19 e non c'era ombra, rientra in partita, c'è il time out per Galimberti, Gianfranco. Sì, ecco, in questo momento appunto Galimberti cerca di tranquillizzare, di riportare un po' l'emozione, soprattutto di chiarire alcuni aspetti di quello che può essere il gioco da sviluppare. Credo, Gianfranco, che questa sia veramente l'autentica finale di una stagione giocata a grandissimi livelli, però le due squadre che arrivano in fondo, che non mollano, quando sembra vincere una, alla fine ribalta l'avversaria e vince quel set. Davvero è uno spettacolo impressionante. Sì, sì, indubbiamente in questo momento entrambe le squadre stanno lavorando proprio bene in questo modo. Una partita del genere non può lasciare nessuno indifferente, e quindi chi sta qui e arriva dopo veramente mesi e mesi di lavoro, chiaramente non molla facilmente. Tanto Salikova ha fatto esplodere il palo di Mamai, servito proprio la centrale, attenzione a Petrucci, palla che scotta, Soraya, cinica questa brasiliana in questo momento. Sì, Petrucci sta cercando sempre l'attaccante meno atteso, ecco, dal muro avversario, è finora riuscita. 19 chi batte Brunelli, 20 che riceve MC Carnaghi. Riceve adesso Blom, poi attacco di Luciani, il muro vincente di Mia Yerkov, 20-20. Finita, culminata la rimonta con questo muro sulla Luciani, che ha cercato come al solito la diagonale e ha trovato il muro della Yerkov molto invadente, quindi le ha precluso qualsiasi traiettoria. E sale alto l'uno dei supporters del Villa Cortese e c'è l'ace Alessandra Petrucci, 21-20, rimonta che sa di miracoloso, Gianfranco. Sì, beh, il Villa Cortese sta calando un pochettino, ha speso troppe energie e qualcosa la sta pagando. Attenzione all'attacco di Biamonte, la copertura di Giulio, poi c'è Petrucci che alza per Soraya, la strepitosa copertura di Blom, poi Paris per Nicora, va a segno Francesca Nicora, 21-21. Si è preannuncio un altro finale come quello precedente, prepariamoci perché credo che sarà pieno di colpi di scena. Mi sembra di rivivere, Gianfranco, gara 4 dell'anno scorso tra Risoscotti e Pavia, la tua Risoscotti e Cremona, ma torniamo a questa partita magnifica. Soraya all'attacco, il money out del muro di Luciani, 22 Nocera, 21 Villa Cortese. Non cambiate canale, amici e amiche di Play TV, sedetevi comodi davanti al televisore e gustatevi questo finale di quarto set con Yerkov, missile, Luciani, attenzione, l'attacco di Stacchiotti che non chiude, poi Nicora, il muro smanaccia, Soraya c'è, ancora Petrucci che inventa per Di Giulio, strepitosa difesa di Biamonte, arriva Blom, palla in campo, toccata dal muro, 22-22, Gianfranco. Sì, questo attacco, come dire, abbastanza difficile da valutare, viene battezzato dall'arbitro toccato a muro e quindi dà la parità alla squadra di casa. E c'è una protesta, la protesta di Marasciulo che non condivide la scelta arbitrale, però sentiamo di essere vicini alla decisione arbitrale. Difende Biamonte, Paris, applausi per l'MC Carnaghi Villa Cortese, attenzione a Petrucci che inventa per Di Giulio, diagonale, Paris miracolo, Blom, strepitosa Blom, applausi, che spettacolo,
attenzione, e c'è il punto vincente, Alex Blom. Grande azione difensiva, cuore e volontà di non far cadere la palla sempre e comunque, bella difesa, soprattutto rigiocata, un po' di disattenzione sulla free ball, comunque conclusa bene perché la difesa parte sempre alla fine. Time out per Marasciulo. Gianfranco, oramai siamo arrivati al limite delle nostre possibilità vocali. Bella Vella è l'urlo del magnifico pubblico di Villa Cortese, di Busto Arsizio e di tutto il milanese. Attenzione Stacchiotti, tacco adesso di Di Giulio, va a segno, c'è il punto, Villa Cortese, protesta Marasciulo, 24-22, ma credo che il secondo arbitro abbia qualcosa da dire al primo. Sì, indubbiamente sì, il secondo arbitro l'ha vista toccata. E c'è il tocco infatti del secondo arbitro, applausi sportivissimi del pubblico di casa. Da apprezzare in questo momento, che può valere una stagione ad ammettere. 23-23 Gianfranco, davvero un plauso ai due arbitri perché stanno veramente onorando anche la cassa arbitrale questa sera, bravi davvero. Attenzione a Di Giulio, la palla lì non cade, Viamonte pari dall'altra parte, ricostruisce Jerko, vede la palla che scotta, attenzione Petrucci per Di Giulio, Chiara Di Giulio, 24-23. Ecco, quello, i colpi di scena a Caterva, siamo qua a vivere davvero da spettatori ma non impassibili perché non possiamo restare tranquilli, sicuramente siamo coinvolti da quello che può essere il momento emotivo ed è molto bello da vedere. Non c'era ombra a un passo dal clamoroso recupero. Dove va la palla, Piero? Dimmi dove, chi dà la palla adesso? Vediamo Gianfranco. E allora servizio per Stacchiotti, Paris, Pinese per Blom, 24 pari. Siamo a vedere la Blom ha tirato una palla, una bella diagonale, difficile da difendere, molto difficile. 24-24, altro set ai vantaggi, attenzione a Luciani, la ricezione di Jerkov, poi Petrucci inventa, per Di Giulio il palletto spinto, ricostruisce Pinese, chiama Nicola il palleggio, attenzione ricostruisce adesso Jerkov, poi Petrucci per Di Giulio, prova il mani fuori. C'è un errore clamoroso per Nocera e c'è il 25-24 con il muro di Villa Cortese, 25-24. Ci siamo, anche prima, vediamo se anche questa volta dobbiamo fare il conto dei vari match ball di posizione, primo per Villa Cortese. Ancora match ball per Villa Cortese, attenzione, Jerkov, Petrucci, tacco di Nocera, poi ancora Petrucci per Di Giulio, palla fuori, errore a rete di Di Giulio e Villa Cortese è promossa in Serie A 1! Gianfranco, può esplodere la festa. Sì, hanno meritato, sono stati lì sempre comunque, onore però a Nocera mai domo, hanno impiegato 4 set, tutti i set finiti ai vantaggi, dove hanno dimostrato ampiamente di meritare la 1. Complimenti a entrambe le squadre. Che bella festa Gianfranco, anche noi travolti dai coriandoli bianco e blu.